Il commissario arriva mentre l'ennesima barca si avvicina senza riuscire a raggiungere l'isola. I profughi e i migranti a bordo vengono soccorsi e portati a terra dalla guardia costiera. Nella prima visita da commissario, Valenti chiede di vedere i luoghi degli approdi, dal molo, dove attraccano le motovedette, alle calette dove le barche arrivano in autonomia. Gira l'isola accompagnato dalle forze dell'ordine, prefetto e questore di Agrigento, sindaco di Lampedusa. Con i rappresentanti delle associazioni umanitarie poi visita l'hotspot, sempre sovraffollato, con famiglie, con bambini neonati, costretti in condizioni igienico-sanitarie critiche e una costante tensione che spesso esplode, come domenica, con una lite tra tunisini e ivoriani, due feriti portati via in ambulanza, la calma ripristinata dalla polizia, il degrado rimasto. Mentre sul molo arrivano altri naufraghi, ancora una volta, tra loro donne incinte, neonati, bambini, il commissario annuncia due obiettivi. Implementare sensibilmente i trasferimenti verso la terraferma. Il secondo obiettivo è quello della gestione dell'hotspot di Lampedusa, che insieme appunto al UNHCR e soprattutto anche al Croce Rossa, che assumerà presto la gestione del centro, vogliamo dare qualità, vogliamo dare risposte soprattutto ai migranti che sono ospitati, vogliamo dare una immagine di questo paese che sia dignitosa, perché quel centro è la porta dell'Europa. Un cambio di passo chiesto da tempo al governo dalle associazioni umanitarie. Siamo felici di vedere che un ente come la Croce Rossa, affiancata a noi e ai nostri partner, possa venire appunto a portare questa professionalità che era così necessaria in quest'isola e che poi evidentemente riesca a rispondere alle necessità di persone sempre più vulnerabili che arrivano dalla Libia, dalla Tunisia, con grandi bisogni, donne incinta, bambini piccoli e persone che comunque hanno sofferto tantissimo nel viaggio. In serata le motovedette escono di nuovo per compiere altri due soccorsi e portare a terra altri naufraghi, tra cui molte donne con bambini e neonati, e il corpo senza vita di un migrante che non ce l'ha fatta. Raffaella Daino, Sky TG24, Lampedusa.